Ciao a tutti ragazzi, qui è Spartano 117 ed eccoci col secondo episodio, secondo gameplay per meglio dire, di Halo Reach. Questa volta è una partita in Team SWAT, che in Halo Reach bene o male gioco in tutte le modalità, non è come in COD che c'è dominio, demolizione, deathmatch, finita lì. Qua bene o male mi piacciono tutte, mi trovo abbastanza bene in tutte, faccio buoni risultati. E beh, epic fail iniziale, proprio iniziare bene. E niente, questo video l'ho messo a poca distanza dal vecchio di Halo, appunto, perché volevo darvi degli aggiornamenti sul progetto che ho di Halo. Allora, innanzitutto è obbligatorio il microfono. Ci tengo a sottolinearlo perché veramente interrompo un attimo. Extermination. Sterminio. Vabbè, a parte la voce dello speaker, che è veramente molto sexy, devo dire, anzi devo continuare quello che stavo dicendo. E il microfono è obbligatorio appunto perché a me piace giocare in squadra parlando con gli altri, perché sennò viene a mancare il gioco di squadra, secondo me. E boh, i provini saranno tra le prime 2 settimane di settembre, prima che inizi la scuola. Appunto, perché credo che bene o male da tutti inizia così. Io inizio il 12 settembre, se non sbaglio. E quindi tempo per riprenderci a mano ne avete. Quando mi aggiungete, cioè quando mi aggiungete, quando volete partecipare, mi mandate un messaggio privato, come detto, e aggiungetemi pure su Skype. Allora, chiarisco perché alcuni mi hanno fatto domande. Si svolgerà su Halo Reach, vabbè, gli Halo a seguire. Online, vabbè, poi magari c'è anche a cazzeggio sparatoria, così, vabbè, online essenzialmente. Non sarà tipo ogni volta che ci siamo giochiamo solo ad Halo, no, vabbè, non è né una volta al mese né una volta, cioè né tutto il giorno. Cioè, a me piace giocare anche in COD, io registro anche in COD, e i miei amici giocano in COD, quindi voglio dire, a volte giochiamo anche in COD. Non sarà solo in Halo, però giochiamo spesso in Halo. Le modalità dei provini, molti hanno dato consigli, però mi sa che non so, cioè non sono stato molto chiaro perché ero ancora a decidere. Si svolgerà nel seguente modo: prima alcuni free for all, cioè non uno solo col cecchino così. Vogliamo vedere per vedere chi veramente sa usare un'arma piuttosto che un'altra, perché sono dati che ci possono servire. Per una buona squadra, cioè io faccio quasi solo il cecchino, dico questo. Intanto, quando vedete così nel video sono le migrazioni host, non allarmatevi. Stavo dicendo, io faccio quasi solo il cecchino, quindi boh, me la cavo abbastanza bene. Nel prossimo video, venerdì, sarà un team sniper buona come partita. E boh, i miei amici, beh, anche loro sono un po' vari. E vabbè, questo, non mi devo perdere in, cioè cercherò di non perdermi in chiacchiere, stavo dicendo. Quindi faremo un po' di free for all e ne selezioneremo tre, che magari ci piace il modo in cui giocano. Poi ce li porteremo con noi tre online, in varie modalità, da Capture the Flag a, perché l'ho detto in inglese? Vabbè, da fino a invasioni, snipers e, no, beh, sniper no. Essenzialmente modalità in 6 contro 6, 8 contro 8 per testarvi meglio. Però, oltre ai tre che poi rimarranno in squadra, che sarà definitiva la scelta, poi porteremo anche, cioè sceglieremo anche tre riserve, sostituti, se così li vogliamo chiamare, che giocheranno anche con noi. O in caso qualcuno dei tre scelti non c'è, o in caso io stesso per esempio non ci voglio giocare ad Halo, i miei amici così, cercando di essere bene o male in 6. Non è per illuderli se non li inviteremo sempre, credo che a volte cioè senza credo che a volte, cercheremo di variare un po', però principalmente ne scegliamo tre e saranno i più validi e ce li porteremo. Più avanti, cioè in base alle iscrizioni, quando arriviamo a 13 iniziamo, cioè chiudiamo le iscrizioni, diciamo, le partecipazioni, e successivamente ne faremo altre, magari per cercarne più forti. Questo solo ed esclusivamente se qualcuno dei nostri in squadra viene a mancare, non che schiatta ovviamente, ma o se non lo riteniamo abbastanza valido. Cioè, noi non critichiamo nessuno, non siamo qua per criticare e dare giudizi, però abbiamo una squadra abbastanza seria e per avere una squadra abbastanza seria mi sembra ovvio che vincere è uno degli obiettivi principali, non sempre, ma a volte.
Beh, spero che il discorso sia stato chiaro e di aver chiarito per chi dice, per alcuni che hanno consigliato di non fare tutto in free for all perché uno può avere anche botte di culo, così. Beh, in effetti è vero, però voglio dire, se uno è uno sniper bravo si nota. Le mappe saranno quasi, cioè senza il quasi, saranno molte fatte da un mio amico che le ha ideate apposta per modalità. Cioè, per esempio, Team Sniper ha preso, crea un mondo e ha unito tutte le isole così. O quasi tutte, non lo so, con passerelle. Quella è perfetta per Team Sniper, si vede. Se uno sa vedere dove sono i nemici così si vede. Se uno non riesce a fare una kill non c'è niente da fare. Non è che è il giorno sfigato. Cioè, come ho già detto, mettetevi in forma per allora. Abbiamo già avuto 8 iscrizioni, sono veramente felice, non pensavo che così tanti partecipassero. Se avete un microfono al computer, per favore, veramente aggiungetemi su Skype, che rende più facili le comunicazioni, perché su Skype lo uso a scopo secondario, quindi potrei ric mi ricordo meglio il vostro nome. Invece su Xbox ho la lista amici quasi piena. Io ho molti, come posso dire, ho molti amici, ma molti non li conosco neanche, cioè li avrò sentiti una volta così. Sto facendo pulizia adesso, però allo stesso tempo non posso eliminare tutti e se vi aggiungo tutti voi magari non mi ricordo chi siete. Per comodità, comunque i vostri nomi li segno su un blocco note e niente, che posso dire? Spero anche che il gameplay vi sia piaciuto, secondo me non era né dei migliori né dei peggiori. Boh, buona partita in Team SWAT, modalità che mi piace abbastanza insieme a Team Sniper, che è in assoluto la mia modalità preferita. Vabbè, non so quanti gliene fregherà, alcuni me l'hanno chiesto qual è il mio grado. Io mancano 10.000 crediti a generale. Vabbè, quando vedrete questo video ormai sarò un generale. L'originalità nella mia armatura è proprio inesistente, visto che ho l'armatura del Master Chief, proprio uguale. Che posso dire? La partita ormai è finita, manca una kill. Niente, spero di essere stato chiaro. Ci vediamo al prossimo video, anzi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!